Per quanto riguarda le accuse di doppio pesismo che ha ricevuto il PD in questi giorni, si è parlato di un garantismo a fasi alterne, cioè per Orsone è stato utilizzato un atteggiamento diverso. Lei come giudica queste cose, cioè come risponde a queste accuse? Che intanto non credo di doversi rispondere a queste accuse, perché ciascuno è bene che faccia il giudice di se stesso e non il giudice di altri. E in secondo luogo io credo che non abbiamo nessun doppiopesismo, c'è una valutazione di merito. Nel caso di Errani noi siamo stati in presenza, siamo in presenza di una sentenza in primo grado che lo assolve e una sentenza in secondo grado che invece è di segno contrario. E, diciamo, una valutazione corretta dovrebbe tenere conto di entrambe e non soltanto di una. In secondo luogo sappiamo benissimo che siamo in fine di legislatura, sappiamo tutti benissimo che Errani non si sarebbe comunque presentato per un nuovo mandato, perché questa era già una decisione da lui annunciata da tempo, e quindi non era, diciamo, fuori luogo pensare che potesse portare a compimento la legislatura senza una interruzione anticipata. Vasco Errani ha valutato di compiere un atto che gli rende merito, di grande sensibilità istituzionale, tutti ne abbiamo preso atto e adesso naturalmente siamo tutti impegnati a selezionare la miglior candidatura possibile per dare all'Emilia-Romagna una guida autorevole e forte. Ma quindi in caso di condanna ci si deve dimettere o no?